Allora, siamo a marzo, è un marzo strano, è il mese dove arriva la primavera, è il mese dove c'è la giornata mondiale del teatro, ma anche il mese dove l'Italia, gli italiani sono chiamati a combattere questa guerra contro il coronavirus. State a casa, non ci dobbiamo muovere da casa. Se rispettiamo tutte le direttive del governo, usciremo prima possibile e più forti di prima da questa emergenza. Però noi siamo teatranti e per questo abbiamo deciso di inventarci una celebrazione particolare per la giornata mondiale del teatro 2020. Quindi, anche quest'anno, in qualche modo, ognuno da casa sua, celebreremo la nostra giornata mondiale del teatro. E quest'anno l'UNESCO, appunto, ha scelto come testimonial per la giornata mondiale del teatro, l'autore del messaggio internazionale, ha scelto appunto un regista pakistano che si chiama Shahid Nadem, è un autore e un drammaturgo che è impegnato nel sociale e per i diritti, insomma, del suo paese. Noi quest'anno abbiamo deciso di non, comunque, di non fermarci, di andare avanti, nonostante il periodo sia duro, specialmente per noi teatranti, che siamo abituati a uno scambio diretto con le persone. È forse la cosa che ci manca di più. Le sere in biglietteria all'inizio degli spettacoli o la fine degli spettacoli stessi a scontatto con la gente. Ora bisogna resistere, bisogna andare avanti per tornare più forti di come ci siamo fermati. Quindi io vorrei ringraziare tutti gli artisti che un po' da tutta Italia hanno preso parte alla lettura di questo messaggio. Veramente ci voleva, un po' per i ragazzi che seguono il teatro, un po' per gli spettatori che vengono a teatro, un po' per tutta la categoria, bisognava fare qualcosa e questo è il nostro modo di celebrare la giornata mondiale del teatro. Vorrei, prima della lettura del messaggio, oltre al mio pensiero, metterci anche quello di Samantha Piccinetti, che è una delle attrici che ha preso parte alla lettura del messaggio. Beh, quest'anno la giornata mondiale del teatro, insomma, sarà una giornata particolare, sicuramente. Però penso, come in nessun'altra occasione, quest'anno abbiamo bisogno di questa giornata, abbiamo bisogno del discorso sul teatro, perché ci ricorda che anche se i teatri sono chiusi, il teatro continua a vivere con le storie, con i personaggi, con le emozioni e ci ricorda anche che il teatro è cultura, la cultura unisce e ci rafforza. Quindi sicuramente amando sempre di più il teatro saremo più forti. Lunga vita al teatro. Quindi, come il protocollo dell'UNESCO vuole, do lettura formale del messaggio della Giornata Mondiale del Teatro 2020. Alla fine di uno spettacolo del teatro Ayoka sul poeta sufi Bulleh Shah, un uomo anziano accompagnato da un giovane si avvicinò all'attore che aveva interpretato il ruolo del grande sufi e gli disse: Mio nipote non sta bene, per favore, lo benedica. L'attore rimase sorpreso. E gli rispose: Non sono Bulleh Shah, sono solo un attore che interpreta questo ruolo. L'uomo anziano gli disse: Figlio mio, tu non sei un attore, sei una reincarnazione di Bulleh Shah, il suo avatar. Improvvisamente si dischiuse davanti a noi un concetto completamente nuovo di teatro, in cui l'attore diventa la reincarnazione del personaggio che sta interpretando. Esplorare storie come quella di Bulleh Shah, e ce ne sono tante in tutte le culture, può diventare un ponte tra noi, persone di teatro, e un pubblico inconsapevole ma entusiasta. Quando siamo sul palcoscenico, a volte veniamo assorbiti dalla nostra filosofia di teatro, dal nostro ruolo di precursori del cambiamento sociale e ci dimentichiamo di gran parte delle masse. Nel nostro impegno con le sfide del presente ci priviamo della possibilità di un'esperienza spirituale profondamente toccante che il teatro può offrire. Nel mondo di oggi, in cui l'intolleranza,
l'odio e la violenza aumentano sempre di più, in cui il nostro pianeta sta precipitando nella catastrofe climatica. Abbiamo bisogno di recuperare la nostra forza spirituale. Abbiamo bisogno di combattere l'apatia, l'indolenza, il pessimismo, l'avidità e il disprezzo per il mondo in cui viviamo, per il pianeta in cui viviamo. Il teatro ha un ruolo nobile, nel dare energia e spingere l'umanità a resistere alla sua caduta nell'abisso. Il teatro può trasformare il palcoscenico o lo spazio dello spettacolo, rendendolo qualcosa di sacro. Nell'Asia del Sud gli artisti toccano con riverenza le assi del palcoscenico prima di salirvi sopra, secondo un'antica tradizione in cui lo spirituale e il culturale si intrecciavano. È il tempo di riguadagnare questa relazione simbiotica tra l'artista e il pubblico, tra il passato e il futuro. Fare teatro può essere un atto sacro e gli attori possono davvero diventare gli avatar dei ruoli che interpretano. Il teatro ha il potenziale per diventare un tempio e il tempio uno spazio dello spettacolo. Thank you.